volete, insomma uso questa espressione forse un po' impropria, ecco, Machiavelli è forse il pensatore che è all'origine di questa, è l'anello iniziale di questa, catena. Ecco, ti chiederei, forse come prima questione, poi insomma entreremo un po' nel dibattito, in che consiste allora l'originalità di questo pensatore che opera, diciamo, a cavallo tra il 4 e il 500, ma soprattutto nella prima parte del 500, e che rappresenta agli occhi di molti una fortissima novità all'interno, diciamo, della riflessione sul pensiero politico. Sì, intanto anche io saluto tutti, ringrazio gli amici carissimi Massimo Donà e Antonio Agnoli, tutti gli amici che sono presenti. Ma intanto avete fatto entrambi riferimento al pensiero italiano, alla filosofia italiana. Si può parlare di filosofia italiana, di filosofia francese o tedesca o inglese, oppure la filosofia è qualche cosa, come dire, non legato a un contesto territoriale, come la musica e la matematica? Ecco, la mia impressione è che sia lecito parlare di filosofia italiana o di filosofia appunto francese o tedesca, perché nel senso che ogni contesto che non va inteso come un cerchio territoriale chiuso da un confine stabilito, ma una serie di caratteristiche stilistiche, linguistiche, tonali, che dà appunto a quel pensiero una sua caratterizzazione particolare. Uno degli elementi tipici della riflessione italiana è stato prima richiamato da Antonio, cioè questo essere un pensiero affacciato sul suo esterno, cioè quella italiana non è una tradizione metafisica come la tedesca, non è una tradizione analitica, logico-analitica come quella anglosassone, e non è neanche un pensiero della riflessione interiore come in parte quella francese, è un pensiero della storia, della politica, della vita, quindi in questo senso è un pensiero del fuori, potremmo dire, e già da questo punto di vista c'è un nesso forte con Machiavelli, grande pensatore della politica, forse il primo grande pensatore della politica moderna. Il secondo elemento che lega Machiavelli alla filosofia italiana sta nel fatto che il pensiero italiano non è un pensiero della nazione o dello Stato, perché precede di diversi secoli la formazione dello Stato unitario e quindi non è come la tradizione inglese con Hobbes o la filosofia dello Stato tedesco con Hegel. Machiavelli, ecco l'elemento forse decisivo, pensa alla politica o il politico, come alcuni dicono, fuori dallo Stato, non identificando politica e Stato. E dunque, ma questo è un tema su cui poi ritorneremo, pensa alla politica più che in rapporto all'ordine costituito, in rapporto alla dinamica anche dei conflitti che appunto agitano la vita collettiva. Ecco, mi pare interessante questo tuo richiamo al fatto che Machiavelli non si occupa dello Stato, non se ne occupa perché non c'è un vero e proprio Stato. L'Italia del 400 è un'Italia così frammentaria, terra di conquista, insomma, debole. E questa poi, come vedremo insomma, in seguito, è una dei connotati, delle caratteristiche, diciamo, che questo paese si porta appresso. Ma la domanda che ti farei allora è la seguente. Il fatto che, come dire, Machiavelli non riflette come faranno in seguito Hobbes, Baudin e altri grandi teorici, diciamo, della politica, non riflette sullo Stato, ma al tempo stesso riflette sul Principato, eccetera, eccetera. Non è questo un segno di debolezza del suo pensiero? Cioè non è questo un limite del suo pensiero? Perché dopo tutto, come dire, la grande analisi
machiavelliana alla fine che cos'è? È una grande analisi dell'antropologico, insomma, cioè quindi della figura che in qualche modo presiede poi all'antropologia, cioè l'uomo. Ma sì, ti potrei dare una risposta un po' attualizzante, cioè sì, sicuramente questo pensare la politica fuori dal grande organismo nazionale dello Stato è un limite, è un elemento di arretratezza rispetto, diciamo, al contesto europeo. Ma perché oggi Machiavelli interessa tanto? Forse perché siamo in una fase in cui quella categoria dello Stato, della sovranità, che è una categoria tipicamente moderna, è andata progressivamente logorandosi in crisi, no? Con i fenomeni, le dinamiche di mondializzazione, e quindi torna un certo interesse per chi, appunto come Machiavelli, ha ragionato di politica senza chiuderlo nella crosta statale. Questo è un elemento che, come dire, al suo tempo era di inattualità e anche di limite, ma che poi ha dato a Machiavelli una forza e un'attualità che ancora oggi è evidente. L'altro punto su cui, diciamo, il pensiero di Machiavelli resta molto forte sta nel fatto che forse è stato il primo autore che ritiene che l'ordine non sia alternativo al conflitto, come per esempio pensava l'inglese Hobbes, il quale immagina che una volta istituito lo Stato Leviatano gli uomini non confliggano più tra di loro. Invece Machiavelli, ed è un altro elemento della sua straordinaria modernità, sa bene, facendo un riferimento anche alla Repubblica Romana, come sapete a Roma, nella Repubblica Romana, c'era un conflitto continuo tra i popolari, i plebei e i patrizi, no? Ritiene Machiavelli che quando questo conflitto non diventa naturalmente guerra civile, ma resta un conflitto politico, sia produttivo di forza politica. E questo è un altro elemento molto attuale. Le democrazie che funzionano sono quelle in cui c'è una tensione, quantomeno una bipolarità tra forze, partiti, gruppi che in qualche modo politicamente si oppongono, e quando quindi non si perviene a una sorta di omogeneizzazione o di neutralizzazione che porta poi alla fine della politica alla spoliticizzazione. Io credo che bisogna immaginare un po' quest'uomo messo lì davanti a questa, chiamiamola effettualità, no? Come lui amava definirla, insomma, questa realtà che ai suoi occhi era una realtà, come tu stesso implicitamente notavi, difficilmente governabile, proprio per quel tratto, diciamo, disordinato, casuale, contingente, insomma, in qualche modo, che la realtà presenta. E tuttavia, come dire, compito del pensatore, compito del filosofo, compito del teorico è quello di trovare delle soluzioni, diciamo, a quel caos che altrimenti, come dire, porterebbe inesorabilmente una realtà, un paese, una vicenda, una storia, un evento sotto, quindi travolgendolo, insomma. Quindi il dramma, se di dramma si può parlare, di Machiavelli è che nel momento in cui comincia a riflettere, a parte adesso la sua storia personale, cioè il fatto che dopo il quindicennio di politica attiva che gli svolge nella Repubblica di Soderini, si troverà esiliato dopo il ritorno dei Medici, insomma. E quindi vediamo quest'uomo che, come dire, che si concentra sulla grande avventura, diciamo, che è però un'avventura soprattutto intellettuale. Ma il dramma qual è? È il dramma di una persona che, riconoscendo anche la sua storia personale così caduca, così contingente, deve in qualche modo fornire una risposta
più generale, cioè quasi che quello che gli si apparecchia di fronte sia quasi una scena di teatro, insomma, teatrale. Sì, fai bene, credo, usare la parola dramma. Si potrebbe addirittura dire che l'atteggiamento e la condizione esistenziale di Machiavelli sia tragica in alcuni momenti. Perché? Machiavelli è un pensatore della crisi, non è un pensatore della stabilità o della conservazione, è un pensatore della crisi sul piano personale, perché Machiavelli sa bene che l'uomo, tutti gli uomini sono lacerati da passioni opposte e lui stesso lo è stato, ma è un pensatore della crisi perché sa bene che le vicende politiche non hanno mai non si acquietano mai in una conclusione definitiva. La città politica non riposa mai, è sempre in continua ebollizione, perché gli uomini sono animati dal desiderio di prevalere sugli altri. Il potere è qualche cosa che fa parte dello spirito, dell'animo umano. E quindi un pensatore della crisi, tanto più che in quella fase vive in un paese come l'Italia, scosso da continue crisi, in cui diciamo ci sono eserciti invasori stranieri, in cui gli statarelli italiani, no, si contrappongono a Machiavelli. Dà molto risalto alla vicenda della famiglia Borgia, Papa Alessandro VI, il figlio Cesare Borgia. E quindi è un pensatore della crisi e della contingenza. Che significa della contingenza? O, come Machiavelli forse avrebbe detto, della fortuna. Machiavelli è convinto che gli uomini non riescano a dominare del tutto il proprio destino, e tantomeno il destino del proprio paese. Perché? Perché la storia è fatta di una serie di casualità, di eventi fortuiti, per esempio la malattia, la morte. Ecco, nel caso di Cesare Borgia, Cesare Borgia, che ha avuto una grande fortuna nei primi tempi, a un certo punto, quando il Papa, che era il padre, si ammala e muore, egli stesso, diciamo, viene trascinato. E la nascita, la morte, che sono eventi, come dire, biopolitici, come dicono alcuni, rendono impossibile una filosofia della storia in cui appunto le cose si vanno acquietando oppure vanno verso il meglio. Machiavelli era consapevole di tutto questo, della impossibilità di dominare la vita, ma tutti noi sperimentiamo l'incapacità, l'impossibilità di definire il nostro destino. Da un momento all'altro può accadere di tutto, nel bene e nel male. Ci può essere un incontro, ci può essere uno scontro. L'uomo è continuamente esposto al vento della fortuna, tanto che Machiavelli, come sapete, dice il 50% delle cose che ci accadono è legato alla nostra virtù, dando alla parola virtù un significato laico, non cristiano, cioè la nostra capacità di gestire le situazioni. L'altro 50%, ma non dovete prendere questa suddivisione in senso meccanico, deriva dalla fortuna, perché se anche io sono un uomo di grande virtù e entro in un contesto sfortunato, evidentemente sarò destinato a perdere, a crollare. E quindi, ripeto, Machiavelli, filosofo della crisi, filosofo della contingenza e filosofo anche della necessità. Ci sono delle cose, un confine che noi non possiamo sfondare. Tu hai insistito più volte su questo aspetto del pensatore della crisi, insomma, che è vero, insomma, trovo convincente l'idea che Machiavelli in qualche modo è calato dentro una realtà più grande di lui, come più grande di chiunque voglia riflettere
su quella medesima realtà e sa perfettamente quanto quel mondo sia insidioso, sia insicuro. Ecco, la parola forse chiave è l'insicuritas, come lui più volte richiama, insomma. Però a me viene spontaneo chiedermi se poi questa profonda antropologia pessimistica, negativa, che attraversa il pensiero di Machiavelli, non abbia poi alla fine rappresentato un limite alle possibili soluzioni. Perché noi ci troviamo come in una situazione un po' paradossale, insomma, io te la metto così, poi tu, insomma, vedi come scioglierla, insomma. Cioè, da un lato Machiavelli ci fornisce le chiavi, diciamo, di un lessico della politica, quindi il tema della forza, il tema dell'occasione, il tema della fortuna, quindi, insomma, che tu hai richiamato, il tema del potere, quindi nei vari modi in cui questo potere viene declinato. Al tempo stesso c'è come la sensazione che tutto quello che l'uomo politico fa è inutile. Questo non significa che non debba intervenire, perché altrimenti non avrebbe, che senso avrebbe il ruolo della politica, se non proprio quello di agire un po' come freno, insomma. Però lo sfondo nel quale quest'uomo si muove, pensa, agisce è uno sfondo terribile, uno sfondo cioè che non dà nessuna vera soluzione ai problemi. Cioè, eccesso di realismo, al contempo eccesso di irrealismo, tra virgolette. Beh, mi solleciti molto, direi tante cose se ne avessimo tempo e la possibilità. Intanto hai usato per 3 volte la parola soluzione. Io non sono sicuro, in definitiva, che poi il compito del filosofo, per la parte per la quale Machiavelli è un filosofo, sia quello di fornire delle soluzioni. È un'ipotesi ed è una linea di interpretazione della filosofia, soprattutto anglosassone. Il filosofo, come Rawls, deve fornire delle soluzioni. Ma esiste anche un altro modo di fare filosofia, che è quello di segnare le contraddizioni, diciamo far vedere, far emergere i contrasti. Certo, Machiavelli è stato un grande pensatore politico e a suo modo quello del principe nuovo, che appunto nell'esortazione finale avrebbe dovuto tentare di unificare almeno una parte d'Italia, era una sua risposta alla crisi, anche se poi si rivelava ineffettuale, perché il contesto storico era tale per cui non poteva essere effettuata, ma questo, come dire, è un limite del contesto, non di Machiavelli. Poi, diciamo, pessimismo. Machiavelli era un uomo molto vitale, forse la categoria centrale di tutto il suo discorso è la categoria vita. Lui usa molto spesso questo termine: le repubbliche che hanno più vita, si ha più vita quando la vitalità delle repubbliche o degli stati. È un pensatore della vita, e la vita è, naturalmente, ha dentro di sé anche la morte e anche il contrasto. Quindi per Machiavelli, che era un uomo fortemente vitale anche sotto il profilo delle sue passioni carnali, Machiavelli è un autore anche di teatro, letterato, che vive intensamente la propria vita, non aveva nulla del pensatore monastico, come dire, no? Quindi sì, pessimista, era un realista, sa che gli uomini amano il potere, che il potere significa andare sopra un altro, e avendo tutti questa stessa passione, oltre che poi altre passioni come quella della paura, mirando gli uomini al potere difficilmente trovano una soluzione stabile. Lo scontro è qualcosa di inevitabile,
ma non necessariamente negativo, è anche una potenza vitale. Quando Machiavelli dice, ecco, mentre Hobbes dice l'uomo per ogni altro uomo è un lupo, quindi dovete stare attenti, dovete mettervi sotto un sovrano, beh, per Machiavelli l'elemento anche della animalità, della bestialità, il centauro, la volpe, il leone, richiama appunto un elemento di energia, energetico, diciamo, no? Quindi no, io non do una lettura pessimistico-nichilistica di Machiavelli. Machiavelli è un realista, sa che la forza esiste, che esiste anche la guerra in alcune circostanze, non possiamo metterla da parte perché non si fa mettere da parte. Detto questo, ecco, le soluzioni che lui cerca sono soluzioni, come dire, di volta in volta legate a determinati contesti. Può apparire strano che Machiavelli scriva un libro sulle repubbliche, i discorsi, e un libro sul principato, il principe. Perché? Perché appunto in una situazione di estrema crisi e lacerazione come quella italiana, l'unica soluzione possibile gli appare quella in cui un uomo forte, capace di decisione, almeno diciamo entro un determinato territorio unisca una popolazione divisa. Sul realismo di Machiavelli non ho obiezioni, insomma, nel senso che è così, cioè così attraverso i testi e così nelle ricostruzioni, diciamo, che sono state fatte. Anche se, come dire, questa accentuazione, diciamo, del realismo machiavelliano ha portato poi a dei veri e propri equivoci, diciamo, sulla lettura che ne è stata data, insomma, fino ad arrivare alla, diciamo, a quella famosa e un po' grottesca espressione dei mezzi, che il fine giustifica i mezzi, espressione che Machiavelli non ha mai adoperato, insomma. Ma tant'è, insomma. Tu dici, facevi l'osservazione a proposito delle due, diciamo, dei due modi, diciamo, in cui il filosofo della politica si pone di fronte alla politica, in un modo, diciamo, di evidenziare le contraddizioni e un modo, diciamo, di risolverle le contraddizioni. Accetto volentieri questo tipo di, diciamo, di modellizzazione che tu hai indicato, hai fatto. Al tempo stesso ho l'impressione che in ogni filosofo della politica c'è sempre la presunzione o l'aspirazione a risolverli i problemi, insomma. Machiavelli mi sembra, da questo punto di vista, come dire, un caso interessante, perché va in una direzione diversa. In questo senso io intendevo quel pessimismo antropologico di cui è nutrito fin nel profondo. Tanto è vero, e su questo ti farei la domanda, quando tu hai richiamato, come dire, la totale assenza di una concezione della filosofia della storia in Machiavelli. Cioè, in Machiavelli non c'è l'idea del progresso della storia, non c'è l'idea che la storia abbia un disegno provvidenzialistico, insomma, e quindi non c'è in qualche modo un disegno cristiano, insomma. Ecco, Machiavelli è un pensatore, e in questo è anche profondamente pessimista, secondo me, è un pensatore profondamente anticristiano, insomma. Lui ha un rapporto con le religioni, ma certamente non ha un rapporto, diciamo, che non sia di distruzione, di decostruzione con la religione cristiana. Cosa ne pensi tu? Dunque, intanto, tornando alla questione, appunto, i modi di essere filosofo della politica, perché Machiavelli è stato tanto osteggiato? Si è costruito addirittura una tradizione antimachiavellica che è durata
per secoli, no? In cui Machiavelli è stato identificato come il pensatore diabolico, appunto il fine che giustifica i mezzi, eccetera. In realtà la sua eterogeneità, diversità da autori, diciamo, del 500-600 nasce dal fatto che Machiavelli rovescia il rapporto tra teoria e pratica. Anziché fare come appunto la scienza moderna comincia a fare, definire alcuni, come dire, elementi teorici e da quelli desumere una pratica, come fa appunto Hobbes, per certi versi come fa Cartesio, Machiavelli parte dalla pratica. Quindi in questo senso non è uno scienziato, se per scienza si intende quella a cui alludevo prima, ma si fa guidare dagli eventi e da quelli desume semmai una teoria, no? Quindi non parte da un presupposto teorico e poi lo cerca nella realtà, parte dalla realtà e in base a quelli costruisce poi un'argomentazione, anche se naturalmente dà molto peso ai riferimenti, agli esempi della storia passata, in particolare della storia romana, eccetera. Secondo punto, non è un filosofo della storia, né in senso cristiano, né nel senso, per esempio, della storia di tipo progressista illuministica. Non è un filosofo della storia. Perché? Perché ritiene che non esiste un unico tempo che va dal passato al presente al futuro, ma pensa che esistano delle temporalità diverse. Noi tutti viviamo dei tempi diversi, determinati da situazioni diverse, da contesti diversi, da contingenze che cambiano continuamente, e quindi è impossibile definire una filosofia della storia come qualche cosa in cui sia possibile predire quello che accadrà, che verrà dopo, appunto per la contingenza, l'insicurezza, l'occasione, la fortuna. Sulla religione, Machiavelli è un filosofo sicuramente non cristiano, neanche direi ateo, perché l'idea di ateismo presuppone l'idea di Dio. Machiavelli fondamentalmente se ne disinteressava, però è un filosofo che dà un rilievo alla religione, in particolare alla religione romana pagana, cioè come in altro modo farà Tocqueville, ritiene che la religione è qualche cosa che può servire se sprona gli uomini verso il meglio e anche ne contiene le spinte distruttive. Riteneva che la religione antica, romana in particolare, avesse questa qualità, mentre riteneva che il cristianesimo indebolisse questo atteggiamento. Questo anche perché viveva in una situazione in cui la Chiesa cattolica costituiva una potenza che per certi versi impediva la possibilità di pensare uno Stato italiano. Per tornare alla prima questione del pensiero italiano, se voi pensate ad autori come Dante, Bruno, Machiavelli, Campanella, la filosofia italiana, il pensiero italiano è stato una filosofia della resistenza al potere, anche al potere della Chiesa. Dante esiliato, anche Machiavelli esiliato, Bruno bruciato, Vanini bruciato, Campanella messo in prigione 30 anni, e si potrebbe anche arrivare, no, a Gramsci e a Gentile, morti entrambi, diciamo, in difesa delle proprie idee. La filosofia italiana è una filosofia anche della resistenza al potere. Mentre, ecco, pensiamo alla tradizione tedesca, Hegel e Fichte, che scrivono uno i discorsi della nazione tedesca e un altro fa una grande filosofia dello Stato, in fondo apologetica dello Stato, e Machiavelli, come altri pensatori italiani, insomma, ha un rapporto
dialettico e di contrasto con il potere politico, non entro nella questione del suo rapporto con i medici, eccetera. Ma insomma, sì, Antonio, come dici tu, Machiavelli è stato un pensatore non cristiano, questo interviene nella sua assenza di una filosofia della storia provvidenziale, ma come dire, anche questo elemento lo rende un pensatore attuale perché fortemente capace di assorbire i segni contraddittori del suo tempo senza bloccarli in una teoria, diciamo, no, sistematica o artefatta. Prima di magari dedicarci nell'ultima parte, come dire, buttando uno sguardo sull'oggi, come si usa, c'è un'ulteriore sollecitazione che mi viene da questa frase molto bella, molto suggestiva che tu hai usato a proposito di questi pensatori che in qualche modo interpretano una filosofia della resistenza al potere, insomma. E credo che sia vero per le condizioni storiche nelle quali il paese si è trovato per secoli a vivere e sia vero nella ricostruzione, diciamo, dei singoli pensieri, delle singole avventure intellettuali con quei risvolti drammatici ai quali tu hai fatto riferimento. Però anche qui c'è una questione che potrebbe essere sottoposta, insomma, ed è la seguente, insomma, e di cui lo stesso Machiavelli mi sembra fortemente consapevole, cioè il potere non è soltanto qualche cosa di ostativo, cioè qualcosa contro cui si va. Il potere si esercita o si combatte anche attraverso una dialettica. E la questione, a me pare, tanto più urgente da vedere, perché poi è una costante che ritroviamo nelle singole storie importanti, anche il modo in cui ci sono state le rivoluzioni, le sommosse, le conquiste di potere, insomma, come ogni volta che si parla di come dire, di un potere al quale ci si contrappone, in realtà si sta semplicemente, come dire, facendo un gioco di rispecchiamento, perché quel potere vogliamo sostituirlo, cioè anche qui l'antropologia negativa, potremmo dire, è questa, cioè è vero che Machiavelli, come dire, è estroflesso, è vero che Machiavelli combatte il potere, ma al tempo stesso ne ha una tale, un tale rispetto, starei per dire, insomma, che non può non immaginare che quel potere, a quel potere concorrono nemici o concorrenti diversi, insomma, e quasi sempre, come dire, ricadendo in quella logica, in quella sintassi che lui stesso poi in qualche modo analizza, insomma. Sì, Machiavelli era lontanissimo dall'avere una idea, come dire, angelicata, e quindi di rifiutare il potere in quanto tale. Machiavelli riconosce che gli uomini vivono sempre comunque dentro situazioni di potere. Dov'è la differenza? Lo pongo anche qui usando un lessico forse un po' attualizzante. La differenza tra potere costituito e potere costituente. Questo è un tema decisivo anche delle democrazie contemporanee. Il potere costituito è quello che a un certo punto si determinano quando, come dire, le forme prevalgono sui contenuti. No, quando si crea, per esempio, uno Stato in tutti i suoi organi che ormai funziona
in maniera in qualche modo ripetitiva, no? Quello è il potere costituito, definito dalle leggi che non possono essere violate. Machiavelli non è un pensatore del potere costituito, ancora una volta a differenza di Hobbes, che è un pensatore del potere costituito, ma è un pensatore del potere costituente, cioè è un pensatore dell'origine del potere. Lui è, come dire, ammaliato, suggestionato dal principe, perché il principe crea un potere nuovo, i principati nuovi, e ritiene che se vengono meno questi elementi creativi, energetici, innovativi del potere, si determina poco a poco una situazione di stanchezza, di neutralizzazione o, come oggi diremmo, di spoliticizzazione, perché gli elementi di conservazione prevalgono sull'innovazione. E quindi, dice Machiavelli, le città e gli stati tutti quanti a un certo punto muoiono. Lui ha di fronte l'immagine del più grande potere nella storia dell'uomo, che è l'impero romano, anche quello è finito. Quando è che finisce, si corrompe un potere esistente? Quando mancano gli elementi innovativi. E dunque, cosa deve fare uno Stato, comunque un'organizzazione politica, quando appunto la corruzione, vedete come queste parole sono, appunto, ci portano già nell'attualità, quando la corruzione rende impossibile una vita politica produttiva? E allora, dice Machiavelli, bisogna tornare ai principi, non nel senso conservativo o nostalgico del bel tempo antico. Tornare ai principi significa tornare alla fonte del potere costituente, cioè a quell'insieme di forza, di energia, di contrasto, perfino di violenza, che, diciamo, dà all'inizio di una storia politica, di un organismo politico, quella carica capace di spezzare ciò che ormai è solamente conservativo e non funziona più. Quindi, in definitiva, potrei fare la distinzione, ma non mi avventuro in questa, tra potere e potenza. Nel senso che, appunto, per potere intendiamo in genere il potere stabilito. Potenza gli diamo qualche cosa, un accento più di qualche cosa che si forma continuamente e che cresce su se stessa. Ecco, forse potremmo dire, azzardo qui una ipotesi, ma Antonio, che è più machiavellista di me, potrà confermarlo o no, si potrebbe dire che Machiavelli è un pensatore della potenza, come sarà Spinoza. Hobbes è un pensatore del potere, come sarà Hegel. Sì, mi pare pienamente condivisibile questa distinzione fra potenza e potere, che Machiavelli poi mi pare, e qui veniamo a un elemento, diciamo, che di possibile attualità, debba in qualche modo prendere la configurazione del cosiddetto uomo nuovo, insomma, no? Cioè quella figura che nelle circostanze particolari nelle quali si trova ad agire può rovesciare una sorte negativa e raccogliere quell'occasione e farla propria, così come esattamente per quel 50% insomma di fortuna, sfortuna, può rovesciarsi in maniera negativa. E tuttavia c'è, come dire, si vede nel principe soprattutto questo tentativo di configurare la presenza di un politico che rompa in qualche modo con una non con una tradizione, ma con certe regole che non funzionano più, e quindi cerchi in qualche modo quell'innovazione alla quale tu facevi riferimento. La storia
ci ha dato molti, molti esempi di uomini nuovi, ma puntualmente ove si è visto in maniera precisa la figura dell'uomo nuovo, lì, come dire, più che soluzione di problemi abbiamo avuto complicazione dei problemi medesimi. Beh, uomo nuovo, bisogna vedere cosa si intende. Se, diciamo, hai fatto un'allusione velata ai dittatori, no, diciamo, non solo poi necessariamente non solo i dittatori, non solo i dittatori, certo. Ma dunque partiamo da un punto, facciamo un passo indietro e poi veniamo più all'attualità. Intanto voi sapete che Gramsci, Antonio Gramsci, in un suo testo famoso paragonò il principe di Machiavelli al partito politico. Lui intendeva il partito comunista di quel tempo. In che senso questo paragone può reggere? Sembra un paragone piuttosto improbabile. Cosa tiene insieme il partito politico novecentesco con il principe di Machiavelli? Ma l'elemento che le tiene insieme è, diciamo, la non neutralità. Machiavelli è un autore partigiano, della parte, non del, diciamo, non del tutto. Io dico sempre il numero di della politica di Machiavelli non è l'uno, ma è il due. C'è sempre un contrasto e gli uomini si devono schierare rispetto a questo contrasto per non soccombere. Machiavelli non ama il politico, diciamo, neutralizzante. Ritiene che non solo il politico, ma ogni uomo stia sempre dentro una dinamica conflittuale e debba cercare di fare prevalere il proprio punto di vista, non necessariamente il proprio interesse, ma sì il proprio punto di vista. Quindi Machiavelli è un pensatore, come ho detto prima, della crisi, del conflitto e della parte, diciamo, dell'uno contro l'altro. Gli umori della città sono sempre due, e appunto i nobili che vogliono soggiogare i popolari e i popolari che vogliono invece a loro volta sopraffare o resistere ai nobili. Dunque Machiavelli pensatore della parte del conflitto. La questione dell'uomo nuovo, ripeto, è un termine polisemico. Se per uomo nuovo si intende colui che si assume la responsabilità della decisione, Machiavelli era favorevole all'uomo nuovo, tant'è che parla bene anche di quello, diciamo, di quel farabutto che è stato Cesare Borgia ai suoi tempi, no? Perché appunto ritiene che in questa dinamica complessa e sempre critica l'uomo virtuoso, capace di virtù politica, debba a un certo punto decidere. Quando ho detto prima pensatore della crisi, pensavo proprio all'etimologia greca della parola crisi, no? Krinein significa tagliare in due una situazione, decidere. Naturalmente, se per uomo nuovo si immaginiamo, e ne abbiamo di esempi al nostro passato e al nostro presente, di persone che dicono, dichiarano, ritengono di cambiare, ma in realtà non fanno che, diciamo, ribadire in forma diversa quello che c'è, allora evidentemente l'uomo nuovo è l'uomo che si pretende nuovo e Machiavelli lo considererebbe, diciamo, un personaggio non destinato a un successo duraturo. Quello che contava per Machiavelli, lui lo dice a proposito di Savonarola, il frate appunto che poi fu bruciato a luogo a Firenze, il capo dei cosiddetti piagnoni, che se si vuole essere profeta, cioè se si vuole incidere nella storia, diceva Machiavelli, bisogna essere armato. Armato non intendeva necessariamente con un esercito,
ma avere quella capacità di incidenza e di riuscire a fare quanto vuole fare. Allora, se questo è l'uomo nuovo, cioè colui che decide ed è consapevole dei propri mezzi, Machiavelli, diciamo, lo esaltava. Se per uomo nuovo si intende o un dittatore o semplicemente chi pretende di esserlo senza in realtà esserlo, probabilmente Machiavelli lo avrebbe considerato una sorta di pagliaccio della storia. Sì, non c'è dubbio, anche se poi un tratto che forse non abbiamo preso in considerazione è che tutte queste analisi, diciamo, in Machiavelli poi devono avere sempre il riscontro dell'effettualità, cioè voglio dire, noi non giudicheremo mai un uomo nuovo per quello che quell'uomo rappresenta nel momento in cui si affaccia sulla scena politica, ma lo giudicheremo dai fatti che saprà produrre. Questo è l'adagio machiavelliano in qualche modo, insomma, cioè vediamo cosa sa fare e dopodiché giudicheremo, insomma, vedremo quanto quell'uomo ha saputo incidere nelle carni della realtà. Ecco, l'impressione che si ha è al tempo stesso però che un grande discorso sulla politica, così come è il discorso che Machiavelli apparecchia, allestisce, insomma, è agli occhi di un lettore, e direi che è davvero una festa, un godimento, insomma, entrare in certe pagine del Principe o dei discorsi, per non parlare poi delle storie fiorentine, insomma, dove è molto forte e molto sentito è per esempio questo tema della violenza, del tumulto. Ecco, politica e violenza, che sono due aspetti che in qualche modo hanno spesso camminato assieme, Machiavelli li declina in un modo molto interessante, perché non condanna la violenza tout court, ne coglie anche l'elemento, come dire, produttivo, perché ove c'è conflitto là può esserci violenza, però al tempo stesso noi abituati, diciamo, a vivere dentro più o meno comode democrazie, vediamo quanto la violenza poi possa esercitarsi in forme inquietanti e direi perfino denigratorie. Sì, Machiavelli non esalta la violenza fine a se stessa, è un pensatore, direi, più della forza che della violenza, anche se non esclude che in alcuni casi una certa violenza sia necessaria. Dice che l'uomo politico di successo, il principe nuovo, deve avere dentro di sé una parte di volpe e una parte di leone, cioè deve coniugare l'astuzia, la capacità di prevedere, la capacità di razionalizzare con appunto la spinta energetica della forza, e di una forza che in alcuni casi può, diciamo, entrare nel campo della violenza. Tu prima facevi riferimento alle storie fiorentine. Le storie fiorentine, diciamo, Machiavelli, anziché parlare della storia romana come nei discorsi, parla della storia del suo tempo. E qual è la differenza che vede tra la storia romana e la storia fiorentina del suo tempo? Il fatto che mentre a Roma i conflitti restano conflitti politici fondamentalmente, no? Cioè si lotta per il potere tra persone e tra ceti, e quindi questa lotta per il potere determina competizione tra gli uomini. Quindi anche, diciamo, è un elemento produttivo che spinge avanti la politica romana, soprattutto nella sua fase repubblicana.
A Firenze invece perché il conflitto è dannoso? Voi sapete che a Firenze, come in molti altri comuni italiani, c'era una guerra continua tra Guelfi, Ghibellini, i quali si esiliavano a vicenda, eccetera, eccetera. Machiavelli dice perché a Firenze il conflitto non era per il potere politico, ma era per gli interessi economici, per l'arricchimento. Questo è il conflitto che non produce, ma determina corruzione. E quindi, appunto, Machiavelli non considera la violenza in astratto, cioè non dice la violenza è buona o la violenza è cattiva, così come non lo dice della forza, così come non lo dice della fortuna, dipende dai casi e dalle circostanze. In alcuni casi la violenza è necessaria, dove è possibile evitarla va evitata, ma quello che conta è che appunto la dinamica attraverso cui gli uomini si confrontano e si scontrano abbia come riferimento delle visioni generali, delle visioni anche del potere, ma non legate appunto all'arricchimento personale, al semplice rancore. Quando la violenza diventa solamente questa, volontà di pura sopraffazione per interessi economici o personalistici, e dunque perde il suo elemento politico, diventa distruttiva, diventa pura corruzione. Quindi Machiavelli distingue all'interno della violenza e della forza quella necessaria, quella produttiva e quella distruttiva. Io farei ancora un paio di questioni, poi magari se abbiamo un po' di tempo, se ci sono delle domande da parte del pubblico. Dunque, una questione che mi pare possa essere interessante è, tu dicevi all'inizio quanto in Machiavelli non esista una concezione statuale della politica, insomma. Il che è vero, insomma, per le cose che hai detto, che abbiamo detto, insomma. Quindi non esiste il soggetto, diciamo, dello Stato, insomma, come esisterà in Hobbes, per esempio. Però un soggetto in qualche modo c'è in Machiavelli, e non necessariamente è l'individuo, il politico che agisce sulle cose e a dispetto delle cose. Il soggetto è il popolo, no? C'è questa figura che in qualche modo più o meno direttamente o indirettamente si affaccia nell'analisi machiavelliana. E questo interesse, come dire, tanto più in questo momento da sottoporre anche un po' al vaglio dell'analisi, quanto più poi la questione oggi sembra, alla luce, diciamo, delle crisi delle istituzioni, dei partiti, eccetera, porsi in maniera anche enfatizzata, cioè questo rapporto con il popolo, insomma, da parte di alcuni nostri politici che da qualche anno a questa parte, come dire, saltano a pie pari quelle che sono state considerate normalmente le giuste, le corrette, le usuali mediazioni e vanno direttamente, come dire, a dialogare con questa entità fantasmatica che a volte prende la forma di un Twitter, a volte prende la forma di un, come dire, di un altro social network o di una, come dire, di un bagno di folla, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, ti inviterei a una riflessione su questo punto. Insomma. Sì, viene, come dire, viene sulle labbra il rapporto forte con il presente, perfino per il fatto puramente contingente che l'attuale governo è tutto un governo fiorentino, come Machiavelli. Questa è una circostanza casuale,
ma diciamo forse non priva di qualche suggestione, diciamo così. Ma Machiavelli, certo, il popolo intanto in Machiavelli non è concepito da lui come un tutt'uno, il popolo è diviso tra fazioni contrapposte, quindi è in continua... Machiavelli non aveva una concezione, come dire, protototalitaria del popolo come unità da governare. Il popolo è quello che determina la dinamica conflittuale e quindi prevale nel popolo una parte contro un'altra, e chi sta al potere deve naturalmente tenere presenti i rapporti di forza che ci sono. Tu fai riferimento a quello che si dice populismo, no? Cioè il fatto che nelle democrazie contemporanee, con la personalizzazione della politica, perdono di consistenza e di rilievo le mediazioni politiche, cioè i partiti, e perfino a volte le mediazioni istituzionali, i corpi dello Stato, e il leader si rivolge direttamente al popolo. Questo è da un lato un fatto inevitabile nella società dello spettacolo e dei media, perché potendo il leader parlare ai cittadini direttamente attraverso la televisione, attraverso internet, appunto è portato a compiacere, diciamo, quelle che immagina essere i desideri, le tendenze popolari, e quindi da questo punto di vista c'è un elemento negativo, perché anziché, come dovrebbe fare, anche indirizzare le dinamiche politiche, tende in qualche modo a compiacere le tendenze in atto senza valutarle. Questa situazione, ripeto, attuale, presente in tutto il mondo occidentale, in forme diverse. In Italia c'è sempre un elemento un po', come dire, eccessivo rispetto agli altri paesi, o nel senso che si anticipi qualche cosa, o nel senso che c'è appunto un elemento di ulteriorità, è un po' fuori onda, un po' eccessivo. Ma insomma è una situazione presente in tutte le democrazie contemporanee. La personalizzazione, cioè quello che conta è non solo la persona del leader, ma perfino il corpo del leader, no? Questo è quello che alcuni definiscono biopolitica. Oggi conta molto l'aspetto, la comunicazione, il modo di rivolgersi, più a volte dei contenuti delle cose che vengono dette e comunicate. Questo, ripeto, da un lato è inevitabile visto i media come si sono trasformati. Anche i giornali tendono a compiacere i gusti del pubblico. E, come tutti sappiamo, e tanto più la televisione, e tanto più i personaggi politici che usano questi media. Da un lato però, questo dicevo, è in parte inevitabile, dall'altro è un fenomeno che oltre un certo limite diventa regressivo. Diventa regressivo perché avvolge in uno stesso cortocircuito leader e fedeli, per così dire, o comunque coloro e ascoltatori, in una dinamica in cui conta la spettacolarità, l'elemento dell'annuncio, dello slogan, della sorpresa rispetto a quello della sostanza. Quindi io credo che si dovrebbe trovare una forma di mediazione tra, diciamo, il mezzo che è questo, è il mezzo appunto i media contemporanei, e la capacità da parte degli uomini politici di non farsene solamente gestire, ma in qualche modo di gestirli e quindi indirizzare le dinamiche politiche. C'è come una specie di grottesca teologia politica che si è in qualche modo configurata, dove la sacralità è
appunto il richiamo a quel corpo, ma che è tutto tranne che sacro naturalmente, e quella voce del popolo che tanto più è autentica quanto più tende a convergere verso questo punto, insomma. Con il risultato, e direi che su questa riflessione possiamo chiudere la parte che ci riguarda e poi magari sentire il nostro pubblico, con il risultato paradossale di un dispositivo che ha, per così dire, tolto tutti gli elementi classici della politica, cioè quando oggi si parla di depoliticizzazione del rapporto, del modo in cui si guarda al reale, del modo in cui si guarda le cose che ci succedono, insomma, che è l'assenza poi di fiducia nei riguardi di chi ci rappresenta, e probabilmente si pone alla base di questo discorso proprio questo elemento di depoliticizzazione, che può sembrare perfino paradossale ove si tenti di rimettere la palla al centro con la figura di Machiavelli, cioè con la figura che è quanto di più politico ci si possa immaginare. Sì, voi sapete che un autore francese, Guy Debord in particolare, ha cominciato a parlare negli anni 70-80 della società dello spettacolo. Noi viviamo in una società dello spettacolo, che significa che la rappresentanza politica è diventata rappresentazione teatrale, scenica. Quello che conta è appunto la scena e come si sta sulla scena, piuttosto che i contenuti. Antonio diceva una sorta di teologia politica, si potrebbe anche dire una sorta di teologia economica. Perché poi questo è l'altro lato della questione, l'idea che la politica sia vincolata da appunto condizionamenti economici ormai internazionali tali che nulla si può fare di realmente innovativo, che i vincoli dentro cui le democrazie occidentali stanno, i vincoli economici, sono diventati appunto quasi teologici, cioè qualche cosa che non si può sforare, non si può sfondare, e con tutta una liturgia, diciamo, no? Appunto governata dai grandi sacerdoti che stanno nelle banche mondiali, nei fondi monetari, e quindi la politica in quanto tale, cioè quella fondata da Machiavelli, è attaccata da un lato dal primato dell'economia, dell'economico, dall'altro dal primato della tecnica comunicativa, dalla società dello spettacolo, e dunque stretta tra economia e tecnica comunicativa, la politica venga meno. Quale politica viene meno? La capacità di decidere tra alternative contrapposte. Per esempio, che so, se viene in mente a un governo di fare una patrimoniale, che significa una patrimoniale? Cioè chiedere a un particolare ceto di dare delle risorse, non è possibile. Perché? Perché i vincoli economici internazionali non lo consentono. Oppure se si chiede di investire in un determinato settore, nella scuola, nell'università, nella medicina, tutto questo non è deciso dalla politica, ma è deciso appunto dalla condizione generale in cui non vale neanche più la sovranità nazionale. Questo lo dicevamo prima, oggi la sovranità nazionale governa ben poche cose. Prima la sovranità governava fondamentalmente il battito della moneta, e oggi non è più possibile farlo perché non c'è una banca italiana che possa battere moneta. La politica estera e militare, e questo neanche è possibile perché almeno un paese come l'Italia non è in grado di avere una politica estera e tantomeno militare,
questa seconda cosa per certi versi anche per fortuna, ma comunque insomma le prerogative dello Stato sovrano sono venute meno, quindi è venuta meno sia la politica come capacità di scegliere e decidere tra alternative diverse, sia la politica come capacità di uno Stato nazionale di decidere del proprio destino autonomamente. E quindi in tutto questo scenario evidentemente stiamo, dal punto di vista di Machiavelli, che era uomo della decisione, nel punto più basso di una parabola. Naturalmente non dobbiamo, come dire, non vi voglio avvilire, dobbiamo cercare di risollevarci, ma insomma la situazione non è allegra. E dopo questo grande viaggio che ci hanno regalato i nostri due ospiti, diamo la parola a voi, se volete fare delle domande, consiglio di farle, se non la faccio io e siete finiti. No, scherzo. Eccolo, eccolo là, nostro amico. Si sente? È acceso? Sì. Ma io ho ascoltato attentamente i due personaggi, giustamente, che sono entrati nel merito delle questioni, e ho sentito la parola politica in tutto il ragionamento che si è fatto come qualche cosa che decide, che non decide, storicamente determinata, il Machiavelli come la vedeva, e in ultima è finita che la politica, in poche parole, ha una crisi al proprio interno che non riesce più a rispondere a tutte quelle domande che sono state fatte. Cioè quasi ha perso della sovranità, dell'autonomia e del valore storico che si è dato e come Machiavelli giustamente le ha dato. E sorta però un'altra parola che ha preso potere, che lei diceva ultimamente, economia. Ma anche la parola economia, secondo me, detta così non dice un granché. Perché sembra un fatto tautologico, sembra un fatto teologico di potere e non riusciamo a capire come una economia possa decidere in tutto e per tutto. Soprattutto lo stesso fatto che sembrerebbe che l'economia non ha più bisogno della politica, non serve più. Ha inglobato la politica, è diventato qualcosa di diverso, oppure ha assunto un problema di carattere teologico. Vuol dire che l'economia, come dice Papa Francesco, il dio di Nero, è diventato un qualche cosa che sovrasta la politica. Ma allora la cosa, no? E lei giustamente nei suoi vari libri nomina, no? La cosa che sembrava una cosa che noi si determinava, no? Tramite la politica, perché è diventata così forte addirittura, no, di sovrastare l'autonomia del politico che Tronti diceva ancora tempo fa. Ma per caso non aveva ragione quel cosiddetto Carlo Marx, che quando che parlava della merce che sussumeva da sostituzione formale a sostituzione reale e gli uomini diventavano all'interno di quel potere che non potevano più dissociarsi ma seguirlo fino non si sa a cosa, perché evidentemente questa crisi non ha una fine e certamente i mezzi per arrivarci più delle volte non li conosciamo neanche. Accogliamo per le domande o volete rispondere subito? Ma intanto ringrazio di questa domanda che per tutta la prima parte in fondo mi pare che concordasse con alcune delle cose dette, e la domanda finale che è appunto a cui è difficile rispondere: perché è successo questo? Perché l'economia è riuscita a inglobare dentro di sé e a schiacciare la politica? Questo, diciamo, è successo in Italia, è successo in tutto il mondo occidentale. Nel mondo fuori dall'Occidente, per esempio, la teologia ha ancora una rilevanza nel bene e nel male, no? Quindi non, nell'Occidente l'economia ha preso, come dire, la mano e ha preso il posto di comando. Sì, Marx da questo punto di vista aveva ragione, lui analizzava la fase iniziale di questo processo in cui appunto progressivamente gli uomini entravano dentro rapporti di produzione che finivano per dominarli
e finivano per schiacciarli, oggi siamo agli esiti finali, perché mentre Marx, il tempo di Marx si riferiva a situazioni nazionali, oggi diciamo la potenza teologica dell'economia è una potenza globale in cui noi stessi non sappiamo chi sono le persone che detengono in mano questi fili, solo che sappiamo che alcuni li detengono, che la nostra vita è completamente stretta in questa morsa. Noi, tutti noi, quando nasciamo, già nasciamo con dei debiti, anche se non l'abbiamo fatti, perché il debito sovrano, che cos'è? Il debito dei vari paesi, è qualche cosa che c'è già quando noi veniamo al mondo, quando noi cominciamo, diciamo, ad operare, e subiamo come una necessità da cui non è possibile liberarci. Sarà vero che è così? È possibile un'alternativa a questo, che non sia semplicemente l'uscita, per esempio, da parte di un paese dal contesto più generale della comunità europea? È possibile modificare questi meccanismi a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo? Io credo di sì, che sarebbe possibile. Certo, la tendenza generale va nella direzione contraria e la politica perde giorno dopo giorno sempre più autonomia. Questo va cambiato. Adesso sposteremmo un po' il livello del dibattito, non voglio fare un comizio politico, ma insomma io sono d'accordo del tutto con lei. Se posso aggiungere brevissimamente una cosa, che cioè io la mia impressione è che questa lunga fase di transizione nella quale siamo tutti immersi, che è una fase, diciamo, in cui si trasformano le conoscenze e al tempo stesso si stanno trasformando anche le nostre condizioni, i nostri stili di vita in qualche modo, debbano far fronte con una situazione che probabilmente fra qualche decennio vedremo come necessaria, insomma. Cosa voglio dire? Io ho l'impressione che o si riesce a far a costruire attorno a questa moneta, che è poi l'euro, insomma, un discorso politico comune, perché poi questo è il punto, insomma. Cioè che l'Europa crei un soggetto politico comune, insomma, che non sia soltanto quello, come dire, un Parlamento che non ha nessun vero potere, eccetera, dove quindi o i singoli paesi cedono quote di sovranità da questo punto di vista e si ripensino, si reimmaginino dentro un contesto e dentro una forma politica completamente nuova, che poi nuova può non essere, perché esempi, diciamo, nella storia ce ne sono, altrimenti niente, l'altra strada, l'altra via è la rovina, la catastrofe, insomma. Cioè io non vedo grandi alternative a questa, vedo le resistenze, vedo l'attrito, vedo l'incapacità dei nostri politici in questo momento di rispondere e vedo il controbalzo tutte le nazioni, i nazionalismi che ancora una volta, tramite quell'idea di soggetto politico che il populismo in qualche modo incarna, di rivendicare, come dire, una priorità del proprio suolo patrio, che è una delle cose più terrificanti che possono affliggerci. Ho ascoltato con grande interesse, mi compiaccio veramente per questo dibattito. Guardavo al titolo dell'incontro, Italian Style e Machiavelli, il quale meriterebbe forse una risposta, che chiedo, se possibile, per quanto riguarda la applicabilità, se così si vuole dire, o comunque la compatibilità di un pensiero storicamente affermato,
giustamente si è detto, antropologico più che statuale, ma fortemente radicato al realismo politico, con la realtà di un paese per come si è sviluppato o come è. E una seconda domanda molto semplice ma al tempo stesso complessa. Si dice che stiamo in una situazione di particolare drammaticità, non lo si dice solo, lo siamo, soprattutto nel mondo occidentale. Questo mondo occidentale è caratterizzato da un particolare, frutto di grandi conquiste, esercizio della democrazia. È quindi in crisi un sistema o è in crisi addirittura lo stesso concetto o l'attualità del concetto di democrazia come partecipazione diretta, effettiva, non diretta nel senso senza mediazioni, ma effettiva di un popolo così succube della logica, della rappresentazione teatrale, del populismo e quant'altro. E non a caso si parla di post-democrazia senza peraltro riuscire a definirla. Cosa, se si può dare una risposta, mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Ma, grazie. Due parole, sono problemi troppo grandi per poter essere naturalmente esauriti. Crisi di sistema, crisi della democrazia, io penso di sì, perché la democrazia è possibile lì dove c'è rappresentanza e dunque fino adesso dentro contesti nazionali, perché in Europa non c'è un popolo elettore, non ci sono quindi dei rappresentanti popolari, per cui al momento immaginare una democrazia europea è molto difficile, visto la costituzione della comunità europea. Non è come gli Stati Uniti, uno Stato federale in cui c'è un governo centrale e poi delle autonomie locali. No, in Europa non c'è un Parlamento, diciamo, espressivo di una volontà dei singoli popoli, non esiste un unico popolo europeo, e quindi la democrazia, diciamo, è difficilmente gestibile. In più si aggiunge quella questione che dicevamo prima dei populismi, della società, dello spettacolo, eccetera. Circa la prima domanda, è possibile applicare Machiavelli al contesto attuale? Le teorie di Machiavelli no, perché sono legate al suo tempo, forse lo spirito di Machiavelli, cioè quella spinta energetica, quel dire qua o si cambia o finiamo tutti a mare, quello sì è applicabile, bisognerebbe applicarlo. Grazie. Un'altra domanda. Allora, io credo che sulla difficoltà estrema della situazione in cui ci troviamo si sia ormai creato un buon grado di consapevolezza, che forse potrebbe essere un primo presupposto per tentare delle vie d'uscita, ammesso che ce ne sia. Ecco, da cittadino quello che io mi domando è come mai una serie di conseguenze della globalizzazione, che erano a mio parere assolutamente evidenti 15 o 20 anni fa, non siano state viste, o se sono state viste non le si è prese in considerazione. E se qui non ci sia un tradimento, perché almeno io lo vivo in questo modo, dei partiti tutti, non solo il nostro, dei partiti della sinistra europea. Quello che io non riesco assolutamente a capire è come sia possibile che partiti che hanno nel proprio DNA una tradizione internazionalista non siano stati capaci di creare un fronte comune che ci desse un'Europa che non sia, come è attualmente, un'espressione geografica, come diceva Metternich, dell'Italia. Perché? Cioè, sono diventati tutti servi Ma perché anche perché qua... voglio dire, scusi, finisco,
non è che non ci sia un dibattito, il dibattito c'è, soltanto che passa nelle librerie. Se lei va nelle librerie, dei libri che discutono per esempio molto seriamente la questione dell'euro ci sono, blog dove queste questioni si discutono ci sono, il problema è che non arrivano sui media se non in forme assolute, cioè c'è un assenza di dibattito totale. E così, quali sono i motivi per cui i partiti della sinistra europea non si mettono insieme per spingere in questa direzione? Un po' deriva dal fatto che i partiti della sinistra europea erano all'origine molto divisi tra partiti comunisti forti, in particolare in Italia, in Francia, in Spagna, e partiti socialdemocratici. Quindi sono state due tradizioni diverse che hanno sempre litigato tra loro, fondamentalmente, come in Italia il PC e il Partito Socialista. E poi è derivato dalla incapacità dei gruppi dirigenti di questi partiti. Purtroppo, bisogna dirlo, sono stati pochi gli uomini politici capaci di tenere insieme interessi nazionali e capacità di guardare in grande all'Europa. Questo è successo forse solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, in quella fase in cui che sono state fatte le grandi costituzioni, è stata immaginata l'Europa unita, ma poi si è persa nel tempo questa capacità e si è guardato al proprio interesse e la situazione è a questo punto. Posso aggiungere due cosine? Per quanto riguarda la sinistra, io ho l'impressione che finalmente usciamo da una serie di equivoci. Cioè, io poi sono una persona che ha sempre votato a sinistra, pur non avendo mai avuto tessere di sorta, né quando c'era un partito comunista con una sua tradizione, una sua forza, né quando quel partito è stato sostituito. Ma io ho l'impressione che tutta la storia della sinistra italiana e europea sia andata esattamente all'opposto, diciamo, di quell'internazionalismo al quale lei faceva riferimento. Perché quell'internazionalismo era un internazionalismo ideologico, cioè non era un internazionalismo, diciamo, basato su delle cose concrete da fare, insomma. Cioè, quando c'è stato a un certo punto, tu ve lo ricordate, l'eurocomunismo, no? Quella roba che sembravano Totò, Peppino e non so, il terzo, Nino Taranto, insomma, che li mettevi lì insieme e sembrava chissà cosa dovessero fare, insomma. In realtà era ancora una volta, come dire, mettere un cappello ideologico su una realtà che invece andava altrove. Quindi secondo me la sinistra, proprio miopia totale, cioè incapacità di percepire il farsi delle cose, insomma. Non parliamo della destra, insomma, naturalmente, perché quello è. Lei dice giustamente, ma tutte queste cose, come dire, di queste cose si discute, si parla, ci sono dei luoghi in cui quello che stiamo facendo qui stasera è proprio questo, insomma, cioè tentare di ragionare. Allora perché non arrivano certi discorsi? Ma non arrivano molto banalmente perché, come dire, si è scelto uno stile di pensiero completamente diverso. Cioè, se io devo dire in 140 battute cosa penso del mondo, vuol dire che non ho capito niente. Cioè, andiamo appunto per Slade, per slogan, per qualche cosa che appartiene appunto alla punteggiatura, starei per dire, della società dello spettacolo, insomma, la punteggiatura. Cioè non ci sono frasi, non c'è articolazione di pensiero, ci sono una serie di suggestioni ed è noto che le suggestioni, come dire, hanno la forza di convincerci sul momento e la debolezza di disperderci nel momento in cui, come dire, ci accorgiamo della delusione o della impraticabilità di quella determinata promessa o scelta, insomma. Quindi
non mi stupisco, cioè che in alcune zone c'è un effettivo dibattito, c'è un effettivo approfondimento, quando poi il resto, diciamo, che dovrebbe prendere il luogo in cui si prendono le decisioni, invece si muove con uno stile di pensiero completamente diverso. Perché si è scelto quel tipo di comunicazione, insomma, e quel tipo, starei per dire, di cervello politico, insomma, con sinapsi molto particolari, insomma, molto deboli, insomma. Chiudiamo? Sì, direi che abbiamo già... Lascio perdere la mia domanda, la facciamo dopo, a cena. E niente, allora vi do l'appuntamento a domani con Giacomo Marramao e sempre Antonio Agnoli. Ringraziamo il nostro ospite di oggi, Roberto Esposito. Grazie. Ci ha offerto tantissimi spunti di riflessione. Grazie.